Ciao ragazzi, sono Milo e finalmente sono arrivati gli Orca. Possiamo fare una recensione per quanto riguarda questo nuovissimo occhiale che l'abbiamo atteso da tantissimo. Come ci arriva? Ci arriva con una bella scatola con dentro tutti i suoi accessori. Diamo un'occhiata a cosa ci danno in dotazione con il pacchetto full completo. Allora, abbiamo l'occhiale, abbiamo tre antenne, di cui una Omni da 1.2 dB, una patch da 8 dB e un'altra patch da 6 dB. Io lo sto usando con queste due ed è una bomba. Abbiamo anche all'interno il Rapid Fire, che ce lo mandano direttamente calibrato da loro con le loro antenne e quant'altro, già aggiornato con il loro firmware e via. Poi abbiamo uno sticker che serve da applicare sulla maschera per poter cambiare o mettere il form quello morbido, non so di che prodotto sia fatto, ma è morbidissimo, io ancora non l'ho usato, altrimenti lo possiamo cambiare con quello di pelle. Sì, quello di pelle è comodissimo. Io non ho mai avuto Fat Shark, robe di questo tipo, arrivo da praticamente Skyzone V2 LCD, questo è un altro pianeta totalmente. In più ci danno il cavo HDMI per poterlo connettere a eventuale computer, lo possiamo connettere a PlayStation, a Xbox, si può giocare, io ci ho giocato, si vede fin troppo bene, è veramente veramente bello. Apriamolo e vediamo com'è fatto. Allora, dentro alla custodia abbiamo una tovaglietta marchiata per poter pulire le lenti. Il mio praticamente è già montato, ho già montato il Rapid Fire, abbiamo dentro la batteria con il suo controllo. La batteria è composta da due singole 18550, sono un filino più corte. Poi dentro troviamo anche il suo bilanciatore. Due batterie da, se non ricordo male, 2000 mAh, però è consigliato caricarle a 1 A. E effettivamente sì, ci vuole un po', però durano. Io fino adesso ci sto facendo più o meno 3 ore di autonomia. Cosa dire dei materiali? I materiali sono ottimi, hanno fatto un bellissimo occhiale. Io già avevo visto il prototipo quando ero andato in Croazia ed ero rimasto affascinato. Adesso che è finito è bello, i tasti funzionano molto bene, non si incantano, abbiamo l'accensione che possiamo decidere di accenderlo con una pressione e basta, oppure possiamo cambiare la modalità e mettere la modalità tipo DJI, perciò una pressione corta e una pressione lunga e si accenderà, oppure la possibilità di attaccare e staccare il cavo. Io ho scelto la modalità DJI, mi trovo bene. E voilà. Abbiamo il tasto per registrare e per mandare il rec. Abbiamo il tasto per vedere la batteria sullo SD. La scheda per registrare è qua sotto all'interno. Si vede che c'è qui la tesserina. SD fino a 64 giga. Ventola attivabile e disattivabile. La forma, ragazzi, è bella, a me piace. Proviamo a indossarlo. Io l'ho fatto provare a qualcuno. Visi diversi, soprattutto qua con i nostri Google abbiamo un problema di chi ha il naso più grosso, il naso più piccolo, la faccia più grossa. Allora, con un viso come il mio, abbastanza slim, perfetto. Non mi tocca neanche sotto il naso. Qualcuno gli tocca qua. O rimane un po' più sollevato, oppure prova a tenerlo un po' più morbido, proprio appoggiato, però appoggiato lo sappiamo che dà un po' fastidio. Da tenere in fronte è leggero, molto, la forma a me piace, anche perché a prenderlo con le mani è proprio comodo,
è proprio ergonomico. Una volta spento, se noi lo togliamo, lo teniamo in mano, ha proprio una bella forma, cioè lo si tiene bello compatto in mano. Marchio qua davanti, immersion RC, abbiamo il Rapid Fire con il suo logo già inserito, poi se uno lo vuole cambiare sappiamo che si può fare, però è molto bellino. Vediamo, eccolo, che viene fuori un istante. Per quanto riguarda il Rapid Fire possiamo scegliere altri ricevitori, io ho scelto questo perché non avendo mai avuto un esterno ho detto prendo quello che più avrei voluto acquistare da sempre, e Orca e Immersion hanno lavorato assieme per poterlo rendere il più veloce e più affidabile possibile. Poi all'interno di Orca possiamo trovare due giroscopi che servono per la gestione del pan della camera, dei tilt, quando lo connetteremo a un DJI, in questo caso con il suo cavo Connect, e possiamo pilotare chiaramente vedendo in digitale quello che vede DJI. Alziamo, abbassiamo la testa, all'interno nel menu abbiamo la possibilità di regolare e attivare la possibilità di gestire la gimbal. Possiamo dire che questo occhiale non è solo per l'FPV, cioè non è solo per volare, si può giocare, si possono guardare i film, lo si potrà connettere con l'applicazione al cellulare per trasmettere online i propri DVR. Versatile, veramente versatile. Adesso proviamo ad andare a vedere la configurazione del menu tramite delle immagini che sono riuscito a selezionare, dove possiamo vedere come è costituito. Allora, il menu che possiamo trovare all'interno dell'OSD è molto semplice. Abbiamo la parte della ricevente, in questo caso del Rapid Fire, che possiamo scegliere le frequenze, abbiamo la tavola di tutte le frequenze, possiamo switcharla all'interno, perciò non dobbiamo togliere l'occhiale, andare direttamente sul modulo e andare a cercare il canale che vogliamo vedere. Un'altra cosa molto comoda è i vari input source, possiamo cambiarlo dal ricevitore piuttosto che dall'HDMI o lasciarlo in auto, e quando noi connetteremo magari l'HDMI in automatico il ricevitore si andrà a spegnere. Poi abbiamo il settaggio dei colori, del contrasto, che lo possiamo regolare sia all'interno dell'USB che con il joystick esterno sul lato sinistro. Lo standby invece ci dà la possibilità di tenere l'occhiale sempre acceso e dobbiamo ricordarci di spegnerlo, o possiamo dirgli di avere un timing di un minuto, 40 secondi, quello che ci può tornare utile, e lui poi si spegnerà in automatico se dovessimo dimenticarlo acceso. Poi nelle varie feature possiamo trovare, per quanto riguarda la connessione a un drone classico come un DJI, la possibilità del LED tracker, che sarebbe quello che vi dicevo prima. All'interno abbiamo i giroscopi e possiamo manovrare il pan dello yaw e del pitch della camera, e l'angolazione massima possiamo scegliere anche dai 15 gradi fino ai 45, alzando o abbassando la testa. Per quanto riguarda il menu della batteria, semplicissimo, possiamo andare a cambiare la posizione di dove verrà visto la dicitura della batteria rimanente. Ultimo e non inutile è il About, dove c'è data, timing, possiamo scegliere di resettare l'occhiale con le impostazioni di fabbrica. L'uptime sarebbe, diciamo, un contatore per quanto utilizziamo l'occhiale, firmware e versione e l'hardware. Menu DVR, cosa dire? Semplicissimo. Si entra e possiamo decidere di attivare o disattivare il microfono con le cuffie, se vogliamo risentire, per chi registra anche l'audio nel proprio DVR.
Playback, abbiamo la possibilità di selezionare i vari DVR, registro in MP4. C'è la possibilità di metterlo in pausa, mettere slow motion fino, non ve lo so dire il ratio dello slow motion, ma veramente lento. Si può accelerare o mandare avanti di 5 o 10 secondi alla volta. Veramente veloce, perciò se abbiamo bisogno di ritrovare una manovra che abbiamo fatto, caduto il drone e vogliamo ricercarlo immediatamente, velocissimo, veramente ottimo. DVR a me è piaciuto molto. Spero che la recensione vi sia piaciuta, che vi sia tornata utile per scegliere il vostro nuovo occhiale se mai avete intenzione di comprare questo. Presto spero di riuscire a fare qualche DVR e compararlo con qualche altro occhiale. Mi raccomando, registratevi al canale per rimanere aggiornati e a presto. Ciao da Milo!